La lunga attesa della Polonia, padrona di casa, è finita. Oggi infatti arriva la Grecia. I polacchi non hanno mai vinto una partita agli europei e 4 anni fa ne hanno perse 2, pareggiata 1. Nel gruppo A figurano anche Russia e Repubblica Ceca, 2 squadre non proprio irresistibili, che non fanno altro che incrementare le speranze della tifoseria di casa. Il tecnico della Polonia, František Smuda, ha qualche dubbio sulle condizioni del difensore Damian Perkis, anche se l'assenza di questo elemento poco dovrebbe cambiare contro i campioni d'Europa del 2004, che da allora hanno faticato alquanto a mantenersi a certi livelli. Passata dalla guida di Otto Rehagel a quella del portoghese Fernando Santos, la Grecia non perde da 21 partite ed ha raggiunto la qualificazione addirittura senza sconfitte. Ho detto 1000 volte che sono orgoglioso di essere il successore di Rehagel. Lui ha fatto un lavoro eccezionale qui e sin dal mio arrivo in Grecia il mio sogno era allenare qui. Subito dopo Polonia-Grecia ci sarà la sfida fra Russia e Repubblica Ceca. I russi, che ci hanno battuto 3-0 in amichevole, sono arrivati in semifinale 4 anni fa, mentre i cechi, semifinalisti del 2004, non appaiono in gran forma, avendo perso di recente in casa contro l'Ungheria.